Ed ora veniamo alla puntata di Fuori TG di oggi, parliamo di criminalità, che pensate è al secondo posto dopo la disoccupazione tra le paure degli italiani. Ecco, come possiamo difenderci da queste paure? Amorico. La paura è una domanda alla quale in qualche modo oggi cercheremo di dare alcune risposte insieme ai nostri ospiti, al dottor Otello Lupacchini, che è il sostituto procuratore generale di Roma. Buongiorno. A Goffredo Buccini, che è il nostro collega del Corriere della Sera, e naturalmente con voi attraverso la redazione di internet, dove troviamo Giancarlo Agostinelli. Vediamo subito la domanda che abbiamo fatto oggi. Episodi di violenza e criminalità riaprono la questione della sicurezza nelle città. Cosa serve per sentirsi più sicuri? Tra le possibili risposte: una presenza più capillare della polizia, la certezza che i delinquenti siano individuati e puniti, meno passività tra i cittadini che assistono a un reato. Qualche commento tra quelli arrivati. Per Alba, la criminalità, almeno in parte, nasce dalla miseria. Bisogna quindi investire di più su educazione e sulla scuola. Leana dice: da noi mancano macchine e poliziotti che non riescono neanche a fare le pattuglie notturne, ci sono invece troppe scorte per i politici invece di lasciarli a vigilare sul territorio. Paola ha una soluzione tutta sua: io ho preso un pastore tedesco, da quando esco con lui non ho più paura. E infine molti sottolineano come i temi della sicurezza siano temi da campagna elettorale, tante promesse e poi più nulla. Va bene, torniamo poi più tardi alla nostra redazione internet. Intanto abbiamo visto nella nostra copertina alcune scene di Romanzo Criminale, un romanzo, poi un film e poi una fiction molto seguiti, che è ispirata alla Banda della Magliana. E andiamo a vedere che cosa succede a proposito di bande e di criminalità nella capitale. Allargate qualcosa, no? Siamoci tutta Roma a fare lavoro, io faccio referente. Frasi registrate dai carabinieri del ROS, dialoghi tra spacciatori nati a Roma ed eredi di camorristi, trapiantati nella capitale e finiti in galera. La logica criminale è ferrea: occupare i posti rimasti vuoti, per arresto o per morte del concorrente o dei capi. Un porto di mare per gli affari di tutte le mafie, la capitale. Sbarcate a Via Veneto, a Piazza di Spagna, 'Ndrangheta, perfino davanti al Palazzo del Governo. Negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli omicidi e i ferimenti a Roma e provincia. Accade perché, secondo me, c'è una guerra tra bande per il controllo del narcotraffico, per il controllo dello spaccio al minuto anche degli stupefacenti, ma perché queste bande vogliono accreditarsi nei confronti dell''Ndrangheta, perché l''Ndrangheta oggi è l'organizzazione mafiosa che domina a Roma. Una miriade delle bande che si occupano di droga e altri affari illegali, per così dire, minuti. Ma è assai complesso anche il panorama della criminalità di alto livello. A Roma non c'è solo l''Ndrangheta. C'è la camorra, c'è quello che residua della Banda della Magliana, ci sono altri raggruppamenti, c'è il grande magma delle organizzazioni straniere. Non ne parliamo poco di questo fatto. C'è una convivenza a Roma di mafia italiana e di mafie straniere. 27 omicidi nel 2011, non tutti legati alla criminalità, avvenuti anche in quartieri centrali di Roma come Prati. E qui anche chi ha sentito distintamente il rumore degli spari nel giorno dell'omicidio Simmi, come questi due farmacisti, cerca di buttare acqua sul fuoco. Certo, qualche rapina parecchio tempo fa non c'è stato niente. Quindi queste sono cose che effettivamente a noi ci passano sopra. La gente era quasi aveva un senso di sgomento, perché dice: come può essere successo? Un signore ha detto: ma che, stanno girando l'ennesimo film? Sempre sto quartiere per girare i film. La polizia ha arrestato 5 giorni fa l'autore di una sparatoria, il proprietario di un bar, un piccolo boss del Trullo, dove anche chi dovrebbe essere allarmato prova a ragionare. Sono persino un po', dico, non dico,
arrabbiato, ma dico contrariato dal fatto che francamente si parla del Trullo solo malamente. Si parla di fatti successi per questioni di droga, allora uno si chiede allora, se quelle droga, cose che mancano che siano un'esca. Non ho competenze né le posso dire, però le posso dire che la droga non è un problema del Trullo, perché sento San Basilio, sento Prima Valle, sento Torbella Monaca. Oggi non c'è più una caserma locale. Vincenzo Bilotta, l'uomo che ha sparato davanti al suo bar per punire uno sgarro, è calabrese. Particolare subito balzato agli occhi. Il gioielliere del Trullo con cui parliamo spiega perché la cosa lo amareggia. Gli emigrati sono qui, siciliani, calabresi, io sono nato a Roma, ma mio padre, mia madre, mio nonno, tutti calabresi, quindi noi siamo venuti qui con una valigia di cartone. E questo mi fa rabbia. Qui c'è tanta gente che si è sudato quello che c'ha. Allora, qui ci sono tanti spunti, tante voci, parliamo di criminalità a strati, micro, macro, non più soltanto nelle periferie delle grandi città, in questo caso parliamo di Roma, ma anche nel centro, con un quartiere come quello di Prati. Allora, Lupacchini, cominciamo da lei. Ma effettivamente esiste un problema criminalità a Roma, ma potrei dire in linea generale che esiste un problema criminalità. Esiste anche un problema di contrasto alla criminalità. Esistono peraltro tutta una serie di criminalità diverse, cioè il problema si presenta sotto aspetti diversi. E poi esiste il problema della paura indotta della criminalità. Paura indotta che può tornare utile ad esempio nelle partite elettorali o nella creazione o progressione in alcune carriere. Bisogna tener conto di tutti questi vari aspetti per poter esprimere poi un giudizio di carattere generale. Effettivamente però a Roma si sta verificando qualcosa che ricorda il passato. Io ricordo che all'inizio degli anni 90, allora il problema si concentrava sulla criminalità mafiosa a Roma, davanti alla Commissione parlamentare antimafia, vi era una gara tra coloro che avevano la responsabilità dell'ordine pubblico a negare che il problema sussistesse, a negare addirittura che a Roma esistesse una criminalità organizzata. E ricordo, in occasione della morte di un importante collaboratore di giustizia, giustiziato, scusate il bisticcio, che il questore rilasciò un'intervista dicendo che sarebbe stato contento, sarebbe andato a dormire tranquillo se avesse saputo che durante la giornata era stato arrestato uno scippatore. Mi sembra che in questo ci sia un po' tutta una filosofia, spostare di volta in volta l'ottica dall'uno all'altro aspetto della criminalità per non prendere atto che effettivamente sussistono dei grossi problemi a fronteggiare l'intero fenomeno e comunque anche le parti di esso. Buccini, questo romanzo criminale non finisce mai? C'è sempre la cosa continua. Lo possiamo non far finire mai. Io devo fare una piccola premessa. Io sono abbastanza contrario alla cultura dell'emergenza, premessa necessaria, come non credevo che nel 2008 ci fossero rumeni in ogni cespuglio pronti a violentare le donne di Roma, perché non era così e venne costruita un'emergenza che poi servì a un cambiamento nella politica a Roma. Allo stesso modo io non credo che su tutti i marciapiedi di Roma si rischi la pelle. È vero, però c'è un dato di fatto, indubbiamente sarebbe sciocco nascondersi, c'è un'impennata degli omicidi, c'è soprattutto, guardate, più ancora del delitto Simmi, più ancora della sparatoria, la gente è colpita ad esempio da un aumento degli scippi di cui non sappiamo nulla, perché non si danno neanche i numeri degli scippi, che possono non ci avere sono, delle conseguenze che sono come abbiamo diffusi, visto, sono, gravissime. Sono, che possono avere delle conseguenze gravissime, vale la pena di ricordare che appena era stato detto da autorità competenti che Roma non è il Bronx, Roma non è Napoli, ed è così, dopo 6 ore c'è stato uno scippo sanguinoso con la morte del marito della signora scippata. Insomma. Quindi bisogna stare attenti alle parole. Sono assolutamente d'accordo col fatto che non vada usata in termini elettorali l'emergenza e che la paura sia un moltiplicatore avvelenato, poi ritorna.
Ecco, adesso allontaniamoci da Roma, andiamo verso il nord, in altre realtà, e vediamo come anche questi piccoli reati diventano sempre più frequenti e poi soprattutto avvengono sempre più spesso alla luce del sole.